Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Venus del nostro programma dedicato alla bellezza e al benessere. Come di consueto ci siamo trasferiti in centro di Perugia, in piazza 4 Novembre, presso il meraviglioso atelier di Lucesio Mattioli. Ben trovato Lucesio. Salve, buonasera. Come stai? Bene, bene, molto bene. Allora, oggi abbiamo una bellissima modella, quindi ci stupirai non solo con l'acconciatura, ma con questa meraviglia delle meraviglie, che è la nostra Laura. Ben trovata, Lauretta. Allora, qual è la sorpresa di oggi, Lucesio? Intanto, Laura, che bella. E poi, niente, visto che abbiamo questi bei capelli, questo bel colore, questa bella ragazza, anche indovina se, un po' di chi è il colore. Anche se il tempo non è dei migliori, però non ci aiuta. Dovremmo essere intorno alla primavera, vicino all'estate, quando si inizia così a fare. Dicono, così si dice. Quando ci sono più coppie che si uniscono, che si sposano. Allora faremo un lavoro molto abbastanza veloce. Raccoglieremo poi i capelli, poi alla fine magari possiamo mettere qualcosa per rendere l'acconciatura un po' più da sposa, un po' più particolare. E questo è il periodo. Dunque, sono stati colorati, a parte lavati, sono stati asciugati con un leggero movimento. E io la prima cosa che faccio quando faccio questi lavori, prendo un po' di cera, me la spalmo sul palmo della mano, così, per evitare che ci sia un po' di capelli, di elettricità, un po' di disordine. Elettricità nei capelli, capello, e poi togliamo un po' di peluria che sta un po' sparsa in tutta la testa. Dunque allungo fino in fondo, in modo che pulisco e rendo più lucente anche tutta la lunghezza. Certo, probabilmente perché la cera serve anche a dare senza, più lucentezza. Però esagerare. Senza eccedere, naturalmente, altrimenti potrebbero venire unti, giusto? Sì, esatto, deve essere una giusta quantità. Il giusto equilibrio, sempre, il giusto equilibrio in tutto. E passando le mani così tra i capelli esce di più anche il movimento, perché si pulisce un po' e vediamo questo effetto più pulito. Poi non userò il pettine per rendere ancora di più il lavoro abbastanza più naturale. Dunque inizio dividendo. Veloce, semplice. Non è niente di preparato. Tu vai sempre a braccio e è per questo forse che ci stupisci sempre. Si guarda la modella, si guarda la cliente, la modella, e da lì partiamo e decidiamo cosa fare. Certo. Dunque, inizio su questo lato qua, con le dita apro e mi prendo una ciocca, cerco di pulirla un po' qui sulla fronte, così,
e la porto indietro. La cosa importante è pulire qui sopra, perché si potrebbe alzare la radice portando i capelli, spostando i capelli così nella parte dietro. Poi scendendo di nuovo con le dita verso in verticale, cerco di annodare i capelli, ma lasciandoli molto molto lenti, senza tirare troppo. Vado avanti. Non troppo costretti dunque? No, però guardando allo specchio mi devo rendere conto se lei sta bene oppure no, se si piace oppure quello no. Quello sempre, perché abbiamo detto vanno se... bene le mode, ma dobbiamo rispettare i lineamenti della persona, no? Del viso. Poi si deve piacere la modella, la cliente, si deve piacere, assolutamente piacere. La nostra Lauretta secondo me sta bene tutto, Lucesia, sì, vero? Forse sì. È talmente bella. Sì, è bella. Lucesia, ma io posso dire che ho fatto oggi delle mesh meravigliose, che sono sempre le tue, cioè bellissime. Neanche mi sono accorto. Sì, sono bellissime, facciamole vedere bene, perché veramente, guarda. Ecco. Non ho parole. Andiamo avanti così. Ma che bella. Teniamo un po' le orecchie coperte, perché mi sembra che stia meglio. Poi scendo di nuovo nella parte sotto, sempre separando i capelli in verticale, sempre con le dita, senza l'aiuto del pettine. Niente pettine oggi? No, oggi niente pettine, mi è presa così. Una conciatura senza il pettine. Lascio qualche ciocca che scende giù. Dunque non raccolgo tutti i capelli, ma alcune ciocche cerco di farle rimanere giù, che accarezzano un po' il collo, però mi piacerebbe spostare tutta la parte finale del lavoro, che naturalmente si finirà facendo una coda, in questa parte qui, su questo lato qua. Adesso che siamo arrivati alla fine, ne aiuto con un elastico. Io non so come fai, guarda, è una magia. Ne aiuto con un elastico. Quindi come saranno queste acconciature da sposa, Lucesio, quest'anno? Ma ricordiamolo. Ripeto, io non amo i lavori troppo forzati, troppo fermi. Dunque, mi piace sempre, naturalmente deve essere tutto il tema, deve essere lo stesso, sempre tutto in linea perfettamente con l'abito, con il trucco, con tutto quanto. Adesso prendiamo... Con il velo. Con il velo. Il velo è importante, perché l'acconciatura, no? Anche se, a mio avviso, sulle tue acconciature si potrebbe anche non utilizzare il velo, Lucesio. Che tu impreziosisci talmente tanto. Qualche volta farebbe piacere anche vedere i capelli, la forma, spose. L'ondulazione dei capelli. Però sai, il velo a molte spose piace, e credo che sia giusto che lo indossano. Adesso ho coperto l'elastico. Certo, l'elastico non è che si deve vedere, non si può. Allora, se è messo in un certo modo e naturalmente è il colore giusto, il limite si può anche lasciare. In questo caso ho preferito togliere, perché non è, secondo me, adatto, non è l'elastico giusto adatto a questo, genere di acconciature. Adesso, guardando sempre lo specchio, io cerco di spostare questo lavoro qua. Dunque faccio intravedere il collo un po' più pulito da questa parte.
Quindi si deve vedere un po' più pulito da questa parte, questo lato, giusto? Questo qui mi piace un po' più pulito. Puliamo anche un pochino qui sotto, la parte sotto. E questa è una conciatura già che potrebbe essere, no? Indossata, essere foggiata. Poi noi ci aiutiamo. Ma io qui vedo, ma che sono per me questi fiori? E poi verranno, ti verranno regalati questi fiori, sì. Poi verranno regalati, va bene Lucezio, te li regalo io questi. Così la rendiamo più. Specifica per la sposa. Tu guarda già con una rosellina, già sta bene. Tornano in voga i fiori, Lucezio. Ma io devo grandi, dire che i fiori sono sempre. Sempre, tu li usi sempre. Li uso sempre e credo che siano. Siano molto belli. In una sposa sta molto bene vedere dei fiori freschi. Una sposa, una vergine, dunque i fiori bianchi vanno bene, Lucezio? Sì, assolutamente sì. Il bianco è sempre bello. Assolutamente sì. Adesso direzioniamo un po' con una forcella il fiore. Quindi le future spose di quest'anno saranno bellissime, bellissime, Lucezio. Ma le spose sono sempre belle. Sono sempre belle perché sono delle principesse. Sorridenti, sono il giorno più bello, uno dei giorni più belli. Questo qui dobbiamo cercare. Della vita, no? Dovrebbe essere. Uno dei giorni più belli della vita. Il giorno più bello. Mettiamo una cosa un po' più aperta. Molto romantica anche questa acconciatura. Questo si è rotto, ne dobbiamo mettere un altro. Non è facile mettere giù questi fiori perché. Certo, sono i fiori naturali, giustamente, non si incastrano sempre bene. Non abbiamo messo ancora. Dopo la voglio anch'io così, Lucezio. Questa acconciatura mi che piace ti vai troppo. A sposare? Certo, tutti i giorni mi vorrei sposare. Soltanto per la festa. Scusa, tu no? Io sì, io mi voglio sposare. Tutti i giorni, lo possiamo fare insieme, Lucezio, almeno così tutti i giorni possiamo, ci possiamo sposare. Adesso mettiamo, visto che l'acconciatura l'abbiamo finita. È già finita? Certo, che vogliamo fare? Lei si deve andare a sposare. Tu non smetti di stupirmi. Lei si deve andare a sposare. Ma io come faccio? Lei si deve andare a sposare, va di fretta. La fretta però è una cattiva consigliera. Attenzione alla fretta. Dunque mettiamo un po' di lacca. Una mollettina qua. Scusa, Lucezio, mi viene in maniera spontanea, con gas o senza gas? Ma questa veramente. Ah, hai imparato tanti trucchi, eh?
Dunque questa adesso eliminiamo. La lacca questa è col gas. Lascia questa col gas, ma... Perché siamo alla fine dell'acconciatura. Siamo alla fine dell'acconciatura. Giusto? Esatto. Tutto serve nella vita, cari telespettatori, tutto serve. Non si butta nulla. Questa appoggiamo qua, questa appoggiamo qua. Eccoci qua. Facciamola vedere benissimo questa acconciatura meravigliosa, tutta. Ecco fatto. Con noi abbiamo il nostro bravissimo Laura. Moreno oggi, che onore avere oggi Moreno, sai, è Lucesio? Perfetto. Non mettiamo è mica da tutti i giorni. Qua. Anche da questa parte, che bellissima. Moreno. Dunque, Lucesio, che cosa vorresti dire alle future spose? Sposatevi. E basta? E certo, e veniteci a trovare. Quello sempre. Sia per il trucco che per l'acconciatura. E io vi dico, provate queste bellissime acconciature, che Lucesio è sempre pieno di idee, pieno di risorse, prendete lo spunto, provate i suoi prodotti, provate i suoi colori e venite in questo bellissimo salone. Vi aspettiamo. Dunque vi ringraziamo, ringraziamo la nostra Laura bellissima, grazie al nostro Lucesio. E grazie a voi e alla prossima con Cald Venus, con Lucesio Mattioli, come Salve. Sempre. Ciao. Arrivederci.